Bene, buonasera a tutti, benvenuti al Ciao webinar di Paola. Sdabonati. Ciao, benvenuti. Benvenuti a questo webinar su strumenti di wealth management tra novità e compliance. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e soprattutto grazie ai relatori che hanno accettato di partecipare. In particolare ringrazio Giulia Levato, che è collega in Sdabonati. È anche studio Baker McKenzie ed è professore all'Istituto delle Imprese. Infatti Giulio è collegato da Madrid, quindi grazie Giulio. Ringraziamo Luigi Grazie a te, Belluzzo Paola. che si sta per collegare, grazie Giulio, che si sta per collegare. Giulio Belluzzo, Luigi Belluzzo è collega in Sabocconi, è studio Belluzzo International Partners, riuscirà a collegarsi tra poco. Giuseppe Corasaniti, che oltre a essere oltre a collaborare con tante iniziative nel wealth management e Sdabocconi, è professore ordinario all'Università di Brescia ed è studio UCMAR. E infine un grazie a Raul Pisani, che è collega in Sdabocconi ed è professore ordinario all'Università di Trento. Raul si collegherà tra poco. Ecco, io stasera ho l'onore di moderare questo panel di esperti che è anche parte della squadra del corso di Wealth Management Executive Program che partirà a novembre. Abbiamo sempre creduto che il wealth management sia un gioco di squadra e anche questa sera è una testimonianza. Quello che abbiamo concordato con i relatori è un format molto serrato. Abbiamo previsto 7 minuti, una sequenza di interventi di 7 minuti ciascuno e poi un breve scambio di opinioni tra relatori e tra partecipanti al termine di questa prima sequenza. Ci auguriamo che ci sia tempo per tutto, per cui per non perdere tempo, io passerei subito la parola a Giulio Allevato, che stasera affronta un tema che è particolarmente collegato al momento che stiamo vivendo, ovvero misure fiscali post-Covid e impatto sul welfare. Grazie Giulio, a te la parola. Grazie a te Paolo, grazie di nuovo, saluti a tutti, saluto anche gli altri relatori. Vado molto veloce perché 7 minuti sono pochi ed è importante dare un significato a quello che viene detto. Darò dei flash, come ci siamo detti, poi eventualmente ci sarà spazio per interazione e domande da parte di partecipanti e di colleghi. Io avrei preparato anche un set di slide molto rapide, molto schematiche, molto veloci che credo che si possano vedere in sovraimpressione. Quello che è l'oggetto del tema è appunto la fiscalità del wealth management in generale. Volevo accendere due o tre, fare due o tre flash su questi, anche perché sono temi che, come hai detto tu, vengono trattati anche nel corso executive che si svolge presso il Sdabocconi, e poi vedere quali sono le implicazioni fiscali dell'emergenza, insomma, sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi, per rendere la cosa attuale. La platea è fatta di esperti di wealth management, immagino alcuni dei quali, molti dei quali sicuramente hanno un background o comunque informazioni sulla fiscalità. Qualcuno può non averle, quindi mi scuso in anticipo se sarò magari scontato in alcuni concetti o ripetitivo all'inizio in particolare. La fiscalità come è una parte dell'attività di wealth management, sicuramente una molto importante perché, come si può immaginare, come tutti sappiamo, implica costi e opportunità. Non è solo un centro di costo la fiscalità, come sia per le imprese che per le persone fisiche, ma è anche un'opportunità. In termini di oneri finanziari veri e propri, insomma, tutti sappiamo che i redditi di persone, insomma, particolarmente facoltose, che sono clienti di chi fa attività di wealth management, soprattutto i redditi finanziari, ma anche quelli immobiliari, sono oggetto di tassazione con imposte sui redditi, ma ci sono anche altre imposte come quella di successione, donazione e le varie patrimoniali. Più o meno in disguise. Questa è la parte dei costi finanziari, ma ci sono anche costi e opportunità in termini di compliance, nel senso che ci sono attività di reporting da parte dei contribuenti o degli intermediari coinvolti che sono particolarmente onerose e significative. Pensiamo alle varie misure sullo scambio di informazioni
che sono state messe in, automatiche, che sono state messe in atto, implementate a livello europeo e non solo negli ultimi anni, dalla crisi finanziaria del 2008-2012 in avanti. Questo scambio massivo di informazioni finanziarie, ma non solo, che avviene tra i paesi. Recentemente è entrata in vigore la DAC 6 sulla ministra di cooperation a livello europeo, che impone gravi oneri per i professionisti che si occupano da un punto di vista fiscale anche delle attività di wealth management. Però ci sono anche delle opportunità di risparmi di questi costi e di compliance, risparmi anche in termini di compliance, che derivano dalla scelta di determinate giurisdizioni, determinate tipologie di investimenti o di assetti. Se la maggior parte di queste, il cardine di queste, di questa attività dipende anche l'onerosità di questi costi o l'importanza di queste opportunità, spesso dipende dal paese della residenza, e mi riferisco alla residenza fiscale. La residenza fiscale, bisogna stare attenti alla normativa domestica e a quella dei trattati, perché ci sono casi di doppia imposizione, i trattati spesso risolvono questa doppia imposizione guardando alla sostanza piuttosto che alla forma. Scegliere il paese di residenza, che è quello che poi ha in principio la potestà impositiva sul redditi ovunque generati, e ha la potestà impositiva primaria sui redditi finanziari, pensiamo ai capital gains per esempio, è molto importante. Tanto è vero che persone, high net worth individuals, come li chiamiamo tecnicamente, sono persone, individui con un'altissima mobilità personale, spesso si trasferiscono proprio per ragioni per ragioni di opportunità fiscale, e mobilità anche delle loro fonti di reddito, dirette o indirette, mobilità delle strutture di holding societarie attraverso le quali detengono i loro beni. Quindi abbiamo assistito e assistiamo tuttora chiaramente a una concorrenza significativa tra i paesi per attrarre questi individui, queste persone, quindi questi high net worth individuals, e abbiamo visto i vari regimi speciali che caratterizzano, che vari paesi hanno implementato. Pensiamo al famoso Res Non Dom UK, al regime portoghese, quello facciamo anche Malta, e spagnolo con la Beckham Law, diciamo in qualche modo, anche se meno appealing. Il più appealing al momento, credo che senza tema di smentita posso dire che sia quello italiano, al momento, famosa imposta di 100.000 euro sui redditi di fonte estera, che sta avendo molto successo. Ci sono oltre 500 persone che sono trasferiti e si prevede un incremento incrementale. Quindi concorrenza anche per questo, la scelta del paese di residenza. Questi sono gli aspetti fiscali, diciamo, che più mi preme sottolineare e che li trattiamo anche nel corso che tu dirigi e cui hai fatto riferimento, Paola, quindi sono oggetto di specifiche sessioni. Ora, venendo alle implicazioni dell'emergenza Covid, proprio questa la mobilità ridotta è stata uno dei problemi per gli high net worth individuals, per esempio. Nel senso che molte persone, molti clienti, insomma, abbiamo visto personalmente, si sono trovati bloccati per 2 mesi o 3 in certi paesi, e questo può provocare che cosa? O l'acquisizione della residenza in un paese dove non volevano di cui non volevano diventare residenti, con conseguente attrazione a tassazione in quel paese su tutti, in principio, salvo trattati e altri accordi, dei loro redditi, incluso anche gli aspetti di successori e di imposizione posta di donazione e successione in quel paese dove si trovavano, oppure mancata acquisizione della residenza in un paese dove volevano trasferirsi, o perdita della residenza nel paese dove si trovavano prima, quindi con grandi implicazioni fiscali e, ripeto, anche successorie. C'è il caso, per esempio, in Germania, dove avere una abitazione in affitto, la Germania è un paese dove molti sono andati perché è un paese sicuro in questo periodo, può attrarre a residenza, la residenza fiscale. Ora, per chi non è protetto da trattato e ai fini delle imposte di donazione e successione i trattati sono molto pochi, avere qualificarsi come residente in quel paese può avere degli impatti notevoli, perché poi si è soggetti anche agli aspetti successori e di imposta di donazione e successione.
Molti paesi hanno garantito e stanno garantendo sulla base di quello che è Covid, però dei bonus, per esempio Regno Unito, Francia, Russia, Stati Uniti, probabilmente lo farà anche la Germania, lo ha fatto la Francia, stanno garantendo dei bonus di 60 giorni, insomma, per il periodo di forzata stabilità in un certo paese, la limitazione di mobilità, e questo dovrebbe aiutare a evitare il configurarsi di una residenza in un paese non desiderato da quel punto di vista. La Spagna, per esempio, che trova adesso, invece è in posizione molto rigida. L'Italia ha fatto alcuni accordi con paesi limitrofi, però tendenzialmente dovrebbe seguire le indicazioni OCSE. L'altro tema che impatta sulla fiscalità è sicuramente l'instabilità economico-finanziaria e politica di certi paesi, che è aggravata dalla crisi Covid e dalle misure di finanza straordinaria che molti paesi stanno adottando. In particolare questa instabilità caratterizza paesi sudamericani, dove insomma il wealth management è molto importante perché c'è molta concentrazione della ricchezza. Questa instabilità si può tradurre poi in azioni, diciamo, confiscatori, per esempio, da parte di alcuni governi. Se pensi a realtà come Venezuela o altri paesi latinoamericani, molti high net worth individual stanno guardando all'Europa, per esempio, e molti già hanno abitazioni, case, immobili, e quindi stanno studiando o stanno già implementando un piano B o di exit dai loro paesi. E questo è molto, molto importante da sapere e tenere in considerazione per le contromisure da adottare. Queste contromisure tendenzialmente a livello professionale che i professionisti fiscali del wealth management pongono in essere, stanno ponendo in essere alla luce della crisi emergenziale, dell'emergenza Covid di oggi, consistono in una sorta di health check, lo stato di salute non degli individui, non siamo medici, ma del patrimonio, degli asset, la localizzazione, vedere se è coerente ed è conveniente alla luce della rinnovata situazione, del cambio di situazione. Ora mi chiudo, Paola, perché sto leggermente sforando. E quindi eventualmente ridefinire le holding structure, pensare insomma a una ridefinizione per uscire da certi paesi o per salvaguardare certi asset da certe azioni o certe misure fiscali di certi paesi. L'altra cosa è quello di prevedere o di implementare un mobility plan, una exit strategy, come dicevo, un piano B, anche che può implicare una diversificazione del patrimonio. Quello che tutto sommato si sta facendo e si suggerisce quindi è un monitoraggio costante, permanente, di quello che avviene nei vari paesi, delle misure fiscali che possono essere prese, e per consentire a queste persone di non rimanere intrappolate in situazioni che non avevano pianificato, che non volevano. Quindi tenere la situazione sotto controllo. Dal punto di vista di novità fiscali, in Europa questo le vedo al momento, patrimoniali varie cose, non sono all'ordine del giorno, nel senso che col recovery fund, per esempio, molti soldi arriveranno ai paesi europei, sono più probabili a livello extra UE. Tanti paesi possono magari pensare nel medio termine a degli incrementi delle imposte sulle rendite finanziarie. In Spagna, per esempio, si pensa a un incremento delle imposte sulle rendite finanziarie dal 21 al 25, quindi più simile a quella italiana attualmente del 26, o a un incremento delle imposte sui redditi sulle persone fisiche, ma non a interventi a livello di patrimoniale, a quanto mi risulta. Però, ripeto, e chiudo qua, quello che bisogna comprendere è grande attenzione alla mobilità, che è ridotta, quindi garantire e studiare un mobility plan, un piano B, che può implicare trasferimenti di residenza o tutelare da eventuali configurazioni di residenza, una modifica eventuale alle holding structure e eventualmente una diversificazione, un cambio del portafoglio, seconda di qual è la localizzazione degli asset di queste persone. E qua mi chiudo, ho già abusato del tempo e chiedo scusa per aver sforato. Grazie Giulio, la visione internazionale che porti sulle tematiche fiscali è sempre molto rilevante e quindi è preziosa. Grazie anche per le sintetiche raccomandazioni. Tra l'altro mi sembra che l'Italia ne esca anche e lo riconfermi con un livello di attrattività che insomma forse vale proprio la pena mettere in evidenza. A questo punto grazie e cederei la parola subito a Luigi Belluzzo, che affronta insieme a noi stasera il tema di trust versus holding, una cooperazione per il wealth management. Luigi, credo si sia riuscito a connettere. Forse sì, perché vi ringrazio.
Grazie Luigi. Ti ringrazio, il saluto vi ho sentito sin dall'inizio. Ero da un cliente, ho chiesto la sala riunioni, ma si vede che il firewall del cliente è inamovibile, quindi a proposito di mobilità, Giulia, mi sono spostato sul wifi della macchina in parcheggio, e quindi, però sono fermo. Del Buon lavoro agile, pomeriggio a vai. tutti. Buon pomeriggio a tutti, ma questa nuova normalità ormai dobbiamo abituarci. Allora, sicuramente quanto Giulio ha anticipato è confermato, però io vorrei portarvi in una prospettiva extrafiscale. Io credo che quello che è successo nel 2020, e speriamo non risucceda in futuro, cioè la pandemia, non sia un cigno nero. Ma devo dire che ho la fortuna di essere in alcuni comitati di famiglia in cui eventi come questo sono stati pensati e quindi portandovi in una prospettiva di pianificazione patrimoniale alcuni automatismi sono riusciti a gestire la situazione. Erano stati pensati più per situazioni gravi come i rapimenti, però alla fine in termini di gestione del rischio e quindi del wealth management siamo arrivati in una situazione con il lockdown, appunto, piuttosto similare. Non c'è dubbio che questa cosa a livello internazionale, ma anche a livello domestico, porta una forte differenziazione della situazione. La cosa positiva in ottica, e prego di spostare al cubo del wealth planning, come lo chiamo io, con un'intuizione da una discussione con Paola ancora del 2016, sempre in uno di questi corsi, è gli strumenti ci sono. C'erano prima, ci sono adesso. Quello che succede fra 6 mesi non può entrare nel wealth planning. La pianificazione del wealth planning che a noi piace frequentare è multigenerazionale. Tutti sappiamo benissimo, forse l'ha detta, forse non l'ha detta, che John Maynard Keynes ha detto che nel lungo periodo saremo tutti morti. Per cui non sto dicendo di pianificare nel lungo periodo, sto dicendo però che si può pianificare e che pianificare è meglio di curare. Sono due banalità, si può fare anche in Italia per gli italiani, si può fare in Inghilterra per gli inglesi, si può fare in Spagna per gli spagnoli, si può fare in tutti questi 3 paesi che sono paesi civili per quelle famiglie che sono multigiurisdizionali. Quindi occorre entrare in un'ottica di strumenti multigiurisdizionali, in compliance e che consentano di usare la leva societaria, l'architettura societaria, la leva legale. La leva fiscale, la leva finanziaria, non in termini di prodotto, ma come spiega questa slide, che chiaramente gli dedichiamo pochissimo tempo, ma come detengo e amministro la struttura, come strutturo il mio investimento e alla fine come giocano i poteri della famiglia imprenditoriale o dell'imprenditore o dell'high net worth individuals e infine se c'è un passaggio generazionale. E come vedete ho tutti gli strumenti. 25 anni fa, 20 anni fa, quando abbiamo cominciato con la Bocconi, forse 16 anni fa, non c'erano in Italia tutti gli strumenti. E anche con gli altri colleghi, ormai è anni che raccontiamo che oggi ci sono tutti gli strumenti per fare le cose per bene in un mondo in trasparenza. Io mi devo connettere al tema holding e trust. Uso anche la fondazione perché Armani, che però ha una situazione di famiglia molto peculiare, ha portato addirittura una fondazione a svolgere la funzione del trust. Qual è il vantaggio di un trust rispetto ad una holding societaria? Il trust non ha un socio. Se questa piccola banalità la portiamo in 3 casi, che sono le 3 slide che ho dedicato nei minuti che ci siamo assegnati, magari entriamo nel dettaglio. Quindi con la prossima slide entriamo in una situazione in cui la holding è in una, scusate il ditone, ma devo girare che ho il video davanti alla slide. Ecco, hold and protect. Non siamo in una giurisdizione, nella giurisdizione italiana, che vede la protezione del patrimonio di una persona in sé meritevole di tutela. Ne abbiamo discusso a lungo, anche con te, Giuseppe, e sicuramente anche con chi ci sta ascoltando. La protezione è un effetto della pianificazione patrimoniale. In questo caso una signora con più di una famiglia, nel senso con più di un marito o ex marito, voleva proteggere il management da un eventuale passaggio generazionale e quindi utilizzando entrambi gli strumenti, il trust e la holding, abbiamo lasciato tutto il potere a questa signora,
ma con la tranquillità che se dovesse finire nella impossibilità o nella incapacità di decidere quale che sia il motivo, non voglio citare qual è il motivo, financo la morte, ci troviamo in una situazione in cui è stata pensata un piano B, c'è una governance, quindi detenere e proteggere è importante e uso la leva della governance con un trust che avrà incardinato come bene qualche azione cosiddetta pesante. Un'azione che nel momento in cui, quindi un'azione se c'è una SPA, una quota, se c'è un SRL, per essere ancora più banali, che consentirà la leva della governance di dirimere eventuali dissidi, vuoi perché i figli sono minorenni, vuoi perché quindi sono influenzabili dall'ex marito, non lo possiamo sapere. Ma questo è un esempio. Il secondo esempio, perché ho promesso a Paola un esempio, un minuto, il secondo esempio invece, se mi gira la slide, è la convivenza generazionale. Sono anni, e questa è una definizione del professor Provasoli, forse decenni fa, che ragioniamo come la pianificazione generazionale debba essere una pianificazione. Non posso fare un patto successorio, diranno i civilisti, e confermo, come wealth planner. Ma il tema non è la violazione del patto successorio, il tema è che governare il passaggio generazionale vuol dire convivere tra generazioni. L'obiettivo è il succession planning, come dicono gli americani. L'obiettivo si può realizzare con un patto di famiglia, si può realizzare anche con un trust che funziona come un patto di famiglia e che beneficia dell'istituto, sia dal punto, soprattutto dal punto di vista fiscale. Ormai è completamente sdoganato non da Luigi Belluzzo, ma dal fisco, che con determinate condizioni, che possiamo approfondire in un altro momento, magari nei corsi di formazione che facciamo a gennaio, se tutto va bene con Paola, chiaramente attraverso un trust ragionare con una base imponibile completamente neutralizzata, che riceve la maggioranza di una holding e funziona da arbitratore di famiglia. E quindi è chiaro che in questa situazione dovrò usare anche il testamento come strumento per destinare, lasciando tutta la libertà testamentaria del nostro codice civile e lasciando tutti i diritti agli eredi legittimari. Anche qui uno strumento trust mixato con la holding che è particolarmente efficiente nel durante, come deterrente ad eventuali grilli per la testa di qualche familiare o di qualche pecora nera, o anche semplicemente perché alla famiglia multigenerazionale piace essere molto ordinati. Ci sono casi anche quotati in borsa, strutturati così. La terza slide è invece la governance pura. E mi faceva piacere terminare su questo tema con un esempio in cui fratelli imprenditori si pongono il problema, quindi seconda generazione, della quarta e della quinta generazione. Attenzione che, come abbiamo imparato, adesso non voglio citare nomi, ma ci sono famiglie alla settima, ottava generazione che ripartono. Quindi quando noi diciamo prima, seconda o terza generazione nel nostro mestiere, non stiamo pensando all'anagrafe di una famiglia, ci sono gli Enochiani, noi stiamo pensando a quella struttura che è ripartita. In questo caso, i fratelli imprenditori, che nella realtà sono di quinta generazione, hanno portato avanti una struttura, ma guardando alle due generazioni avanti. E quindi come una struttura comprensibile e pronta a crescere, perché per esempio il mercato richiede molto capitale, la famiglia non vuole più dedicare, vuole diversificare, quindi faccio entrare un private equity, mi quoto, sono tutte questioni che devono entrare nel governo strategico di una famiglia, che avrà nel comitato di famiglia, negli accordi di famiglia, nei trust e nelle holding di famiglia, gli strumenti per consentire quello che gli anglosassoni chiamano beneficiari per stirpe, seguendo la linea di sangue, che è una delle considerazioni particolarmente interessanti. In questo caso, come potete vedere, ho i due rami di famiglia che sono in due holding, quindi ognuno a casa sua, in un ambiente regolato da una costituzione familiare, fa quel che vuole. Ma entrambe sono le colonne portanti di una holding company strutturata in modo importante attorno a un gruppo che avrà al proprio interno l'entrata di soci capitalisti estranei alla famiglia. E quindi le regole della famiglia, la holding di famiglia, le holding di gruppo, il gruppo come ormai conosce, piace declinare.
Come vedete, non sto parlando di fisco, non sto parlando di diritto, sto facendo degli esempi perché è vero che nelle best practice e anche un po' sul su misura, oggi il fisco è sempre in compliance. Ci sono dei dettagli importanti, ci sono delle complicazioni, dobbiamo spiegarglielo bene, a volte dobbiamo perfino litigare con l'Agenzia delle Entrate, ma ormai gli strumenti fanno l'occhio, che sia una società, che sia un trust. Temi dell'interposizione, una polizza assicurativa, dirà poi Raul, i temi della violazione dello strumento. Se gli strumenti sono genuini, gli strumenti sono a disposizione. Il nostro mestiere è ascoltare, aiutare la pianificazione strategica delle famiglie e collocare il patrimonio di famiglia, che nella mia modesta esperienza è il patrimonio della nazione, a disposizione in un sistema regolato che consenta di raggiungere gli obiettivi. Chiaramente poi sono a disposizione per ogni ulteriore domanda e credo di aver toccato i tre esempi che mi erano stati assegnati. Grazie, grazie Luigi, sempre chiarissimo e anche sempre molto stimolante. Il tema è veramente di quelli che sono cruciali per il futuro di molte imprese. A questo proposito, allora ci rilasciamo credo subito anche con alcune considerazioni che farà Giuseppe Corasaniti. Giuseppe, tra l'altro, è stato di recente nominato parte della commissione di esperti nominata dai dottori commercialisti per fare proposte di riforma al MEF, proposte di riforma fiscale di natura permanente. Quindi complimenti a Giuseppe. Stasera Giuseppe vuole fare un punto della situazione su quello che è il tema del passaggio generazionale delle imprese ai fini delle imposte indirette, in particolare commentando una recente sentenza. Quindi grazie Giuseppe. Grazie Paola, è estremamente interessante anche questa modalità di webinar dove si intersecano le varie relazioni, dove ci si trova anche dei punti di contatto. In particolare il mio intervento è proprio dedicato alla fiscalità indiretta che interessa il passaggio generazionale proprio delle imprese. E questo tema è molto sentito anche in Italia perché nella nostra normativa fiscale, in particolare ai fini delle imposte di donazione e successione, notiamo un'importante agevolazione tributaria prevista dall'articolo 3,4 ter del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, che ci evidenzia una esenzione dal tributo successorio o della donazione, se ha per oggetto aziende o partecipazioni di controllo trasferite a donatari che sono sostanzialmente discendenti, parenti in linea retta, discendenti in particolare, al coniuge, e alle partecipazioni di controllo laddove il destinatario o destinatari, se sono più figli, per esempio, acquisiscono il controllo congiuntamente e si impegnano per 5 anni a mantenere questo controllo o l'esercizio dell'attività aziendale dal momento della donazione o dall'apertura della successione. Quindi si tratta di un beneficio fiscale estremamente importante che è entrato in vigore nel 2007. E che è stato poi nel 2008, all'inizio era limitato soltanto ai discendenti e poi è stato evidentemente esteso anche al coniuge. Quindi perché si è arrivati a questa configurazione? Perché c'era stata una raccomandazione europea degli anni 90 che aveva suggerito di adottare misure fiscali negli stati membri volte ad agevolare il passaggio generazionale delle imprese. Noi abbiamo introdotto quindi questa agevolazione fiscale, peraltro sappiamo che dal 2000 non esiste più nemmeno l'imposta sull'asse ereditario globale netto, quindi la nostra imposta di successione si applica soltanto sulle quote devolute agli eredi o ai legatari o comunque agli estranei. Quindi non c'è più una tassazione che colpisce l'intero asse ereditario, ma soltanto le quote devolute ai beneficiari, agli eredi o alle quote destinate ai donatari, con aliquote che peraltro sono
proporzionali, 4% per i parenti in linea retta e il coniuge con la franchigia di 1 milione di euro, 6% per fratelli e sorelle, 8% per gli altri soggetti. Ecco quindi che già l'imposta tutto sommato è contenuta, ma poi proprio per accompagnare in maniera meno gravosa la successione delle imprese, si è preferito anche introdurre questa agevolazione. E cosa succede comunque? Che ci sono stati molti interpelli negli ultimi anni, si è sollecitata l'Agenzia delle Entrate a verificare il perimetro di applicazione di questo beneficio fiscale. L'Agenzia ha sempre ritenuto che è necessario, laddove si tratti di partecipazione di controllo, trasferire il controllo o a un singolo destinatario, uno dei figli per esempio, o se il genitore, l'imprenditore non è in grado di selezionare uno soltanto, ma perché ha tre figli, vuole trasferire a tutti e tre i figli il controllo, può trasferirlo con proprietà. L'importante è che questo controllo sia mantenuto per almeno 5 anni. Ed è un'agevolazione importante, che in realtà all'inizio si pensava estesa soltanto al patto di famiglia, ma non solo, è stata estesa anche al coniuge, a partire dal 2008. Segnalo comunque che a giugno di quest'anno è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 120 del 2020, del 24 giugno, che è passata, diciamo, un po' in sordina, nel senso che è stata segnalata sulla stampa specializzata, ma non si è data troppa enfasi. Ma in realtà il caso era molto peculiare perché riguardava la vedova di un imprenditore deceduto nel 2007, imprenditore che aveva trasferito un'azienda a favore dei discendenti anche del coniuge. Sta di fatto che mentre per i discendenti l'agevolazione era stata riconosciuta ai figli, alla vedova no, perché nel 2007, quando era stata introdotta questa agevolazione, l'esenzione non riguardava il coniuge, ma soltanto i discendenti. Un po' come previsto nel patto di famiglia, c'è cioè l'attribuzione anticipata dell'azienda, delle partecipazioni ai discendenti e non al coniuge. Solo a partire dal 1 gennaio 2008 il legislatore tributario ha ritenuto opportuno estendere questa agevolazione anche al coniuge. Sta di fatto che quella successione si era aperta nel 2007, era stata liquidata con l'avviso di liquidazione l'imposta di successione al coniuge, la quale si lamentava di questa disparità di trattamento. E quindi, processo tributario, richiesta di rimborso del pagamento dell'imposta, si arriva al giudizio davanti alla Corte Costituzionale, perché si dubitava di questa disparità di trattamento nel 2007 tra coniuge e discendente. Anche perché poi nel 2008 l'agevolazione è stata concessa anche ai coniugi, quindi poverina questa vedova si era un po' anche trovata in questa situazione davvero sgradevole. Sta di fatto che la Corte Costituzionale ha approfittato della controversia non solo per dire che il legislatore nella sua discrezionalità poteva anche escludere il coniuge dall'agevolazione nel 2007, perché l'obiettivo è quello di favorire il passaggio generazionale con la continuità a favore dei discendenti. Non a caso c'è anche il vincolo dei 5 anni. Quindi, sotto questo profilo, aver escluso all'inizio della normativa l'agevolazione a favore del coniuge poteva essere anche una scelta ragionevole e non arbitraria, quindi non violava l'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza. Che poi il legislatore nel 2008 abbia deciso di estendere l'agevolazione anche a coniuge, rientra nella sua discrezione e non fa parte, diciamo, di una scelta irrazionale. Ma non è questo il punto che volevo sottolineare, ma è quello che in questa sentenza la Corte analizza la ratio giustificatrice di questa agevolazione e arriva a sostenere che, come è concepita oggi questo beneficio dell'esenzione, è a quantomeno sproporzionato rispetto alle finalità per la quale l'agevolazione era stata introdotta. Nel senso che la Corte dice: siccome questa agevolazione era stata inserita per venire incontro alle esigenze dell'Unione Europea di non far gravare da questioni fiscali il passaggio generazionale delle imprese, quella raccomandazione però riguardava soltanto le piccole e medie imprese. Mentre oggi l'agevolazione che noi abbiamo in Italia riguarda anche le grandi imprese, imprese che possono essere anche quotate, imprese che possono valere anche decine, centinaia, non solo di milioni di euro, anche di miliardi di euro. E quindi la Corte Costituzionale segnala questa, diciamo, sproporzione dell'agevolazione rispetto alla finalità anche dell'articolo 41 della Costituzione della libera iniziativa economico-privata. Cioè, in altre parole, un conto è agevolare
gli eredi o i donatari di piccole e medie imprese che magari farebbero anche, incontrerebbero delle difficoltà a sostenere il carico fiscale di fronte a questi fenomeni. Altro discorso è agevolare comunque tutti i beneficiari a prescindere dalle difficoltà finanziarie che potrebbero incontrare nel sostenere l'imposta di donazione o di successione, o senza, come diceva la Corte Costituzionale, tener conto anche dei limiti dimensionali dei posti di lavoro. E addirittura cita una sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 2014, perché anche in Germania c'era un'agevolazione simile alla nostra, che però la Corte Costituzionale tedesca aveva ritenuto illegittima proprio perché era concessa a tutti, anche alle imprese di grandi dimensioni, agli eredi o ai donatari di imprese di grandi dimensioni. E quindi cosa voglio sottolineare? Il fatto che questa sentenza non è arrivata la Corte a sostenere che l'agevolazione tout court è illegittima perché è in violazione con l'articolo 353 della Costituzione, perché poi ha risolto il caso che era stato sollevato dalla CTR di Bologna, ma ha dato un serio monito al legislatore in qualche modo di correggere questa distorsione, questa anomalia, come è successo in Germania. Addirittura la Corte Costituzionale tedesca ha dato 2 anni di tempo al legislatore tributario tedesco per modificare quell'agevolazione. Nel 2016 il Parlamento tedesco ha modificato quell'agevolazione restringendola alle piccole e medie imprese, quindi al passaggio generazionale alle piccole e medie imprese che garantivano certi limiti anche nei posti di lavoro, quindi che teneva conto anche dei profili occupazionali. Quindi, in conclusione, qual è, diciamo, l'obiettivo del mio intervento, quello di sensibilizzare un po' il mondo del wealth management, il private banking, comunque dei consulenti patrimoniali o finanziari, a tener conto che l'imposta di successione e donazione ha in Italia oggi un'agevolazione estremamente importante, cioè quella di esentare il passaggio generazionale delle imprese, che può essere anche articolato con strumenti di trust, holding, come diceva prima anche il collega Luigi Belluzzo, però attenzione, il rischio che il legislatore, alla luce del monito di questa sentenza recentissima della Corte Costituzionale, possa intervenire è molto alto, perché la Corte poco ci mancava all'ultimo miglio nel dichiarare incostituzionale l'intera agevolazione. Quindi il mio consiglio Grazie. è di intervenire al più presto per favorire il passaggio, per evitare che venga inasprita la tassazione su questi fenomeni. Allora, Grazie. grazie Giuseppe per aver richiamato l'attenzione su questo aspetto, grazie per questo monito. E a questo punto il tempo stringe veramente tantissimo, abbiamo pochi minuti, chiedo a Raula di intervenire sul tema. Il nostro esperto assicurativo, quindi polizze vita tra accumulazione e protezione. Rao, hai pochissimi minuti, ma non abbiamo dubbi che ce la farai. Grazie. Da quanti minuti ho? Dipende da quanti minuti ho. Quindi. Cinque, Va bene. quattro. D'accordo. Allora facciamo tre, così facciamo prima. Ma dunque, che cosa è emerso, diciamo, negli ultimi tempi per quanto riguarda le polizze vita tra accumulazione e protezione? Ma dunque, l'accumulazione è rimasta tale, quindi fondamentalmente, le regole che vigevano prima del Covid sono rimaste senza alcun problema. Non sono cambiate regole di carattere fiscale da nessuna parte, in modo significativo. Quello che si è modificato è un atteggiamento da parte una maggiore sensibilità da parte della clientela da un lato a tener conto del fatto che il contratto assicurativo è molto flessibile. E essendo flessibile, quando una cosa è molto flessibile da una parte, poi finisce per essere delicata da un'altra. E quindi fondamentalmente noi sappiamo che il contraente può scegliere tranquillamente il beneficiario, modificarlo, eccetera, però l'invito è a tener conto dei requirement che questa flessibilità poi propone al beneficiario nel momento in cui deve acquisire il capitale. E evidentemente il beneficiario deve sapere di essere tale e il contratto deve essere, come dire, stato manutenuto lungo la strada, se soprattutto ha acquistato
in ambito bancario in modo assolutamente chiaro, nel senso che alcune banche osservano una disclosure totale sul contratto perché ritengono che non sia né amministrato né gestito né raccolta, altre invece usano diversi altri approcci, ad esempio lo possono depositare sul dossier titoli oppure comunicare agli eredi che c'è stato, che è intervenuto a suo tempo una sottoscrizione di un contratto di assicurativo vita. Questo implica diverse, evidentemente diverse conseguenze sulla riservatezza del contratto, però non hanno un impatto di carattere fiscale in senso stretto. L'altra variabile su cui mi permetto di osservare, di portare l'attenzione, è che nel nostro paese pochi sanno che nel 2017 c'erano semplicemente quasi 11 milioni di persone che erano iscritte ad un fondo sanitario. Da qualche sondaggio che noi avevamo fatto in epoca successiva, segnatamente post-Covid, la pressione e la sensibilità verso i fondi sanitari barra gli strumenti di gestione del rapporto salute è decisamente la sensibilità è aumentata. Forse l'innovazione da questo punto di vista nel settore assicurativo è un processo in corso e quindi deve ancora scaturire i suoi definitivi effetti. Però certamente da parte della clientela c'è una sensibilità particolarmente sviluppata e molte compagnie di assicurazione che si rivolgono al segmento da affluent in su hanno recepito il messaggio e quindi come dire, si dotano di hanno intenzione di andare verso un'innovazione di prodotto che in qualche modo tiene conto di questa maggiore attenzione da parte della clientela. Queste sono le due aree su cui mi permetto di portare l'attenzione. Non sono aree di carattere tributario perché per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contratti assicurativi non è cambiato niente, però, come dire, ci sono, la domanda ritiene che la soluzione assicurativa sia di particolare attenzione. E quindi resta centrale e forse sarà ancora più centrale nel processo di accumulazione della ricchezza private, sia in termini di accumulazione sia in termini di protezione del proprio stato di salute, perché le compagnie sono in grado di poter proporre dei servizi, soprattutto di prevenzione, non indifferenti. Ecco, questo è fondamentalmente il takeaway che mi permetto di sottolineare. Paola, se mi Allora, sembra di bravissimo, essere stato nei tempi. grande, grande, grande Raul, guarda, veramente poi da te una performance veramente eccezionale, quindi doppio grazie. Allora, a questo punto noi abbiamo già raggiunto il tempo massimo che c'era stato assegnato. Guardando la chat, ci stanno dicendo che se sforiamo un po' non è un problema. Beh, coglierei intanto subito un'osservazione di chi ci sta ascoltando, chiedono a Giuseppe se può ricordare gli estremi della sentenza che ha citato, per cortesia. La È la sentenza della sentenza Corte. numero 120 del 2020 della Corte Costituzionale del 24 giugno, del 24, 23 giugno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno. Relatore Antonini, presidente La Cartabia, l'unica donna presidente della Corte Costituzionale che da qualche giorno è diventata anche professoressa in Bocconi di diritto costituzionale perché ha lasciato la Corte Costituzionale. È una sentenza estremamente interessante. Devo dire che in questi ultimi mesi la Corte Costituzionale è intervenuta su diversi temi importantissimi, tra cui questa, ma poi ce n'è stata un'altra importante sull'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro. Non mi voglio ammorbare su queste cose, ma è importantissima anche quella la 158. Però la 120 è da leggere, è una lettura consigliata perché vedrete come la Corte stava rischiando di ritenere illegittimo l'intera agevolazione del passaggio generazionale delle imprese.
c'è mancato un miglio, perché la Corte poteva fare l'autorimessione, la questione non era stata sollevata da Bologna sull'intera agevolazione, riguardava soltanto la disparità di trattamento con il coniuge. La Corte invece ha esaminato la ratio dell'agevolazione, ha detto attenzione che questa agevolazione non funziona bene, perché è concessa a tutti, dal figlio del Rockefeller di turno fino al figlio della Brambilla S.P.A. e non funziona così. Grazie, grazie Giuseppe. Poi c'è una domanda sulle polizze vita e gestione separata, sono protetti da eventuali imposte patrimoniali? Io ve la mando questa palla, ma ci vuole la sfera, credo ci voglia... Ma no, non ci sono imposte patrimoniali in questo momento e non credo che saranno dietro l'angolo, per cui poi il futuro lo vedremo. Quindi questo insomma era quello anche il messaggio che dava Giulio all'inizio. A proposito di Giulio e Luigi, chiedono se i materiali che avete utilizzato sono a disposizione. Allora qui rispondo volentieri, saranno messi sul sito dell'evento se Giulio e Luigi sono d'accordo. Poi andando avanti, guardando alcuni stimoli che stanno venendo, buonasera, il ruolo delle società fiduciarie, quale può essere la loro utilità? Direi che qui si apre un tema che... sì, è un tema molto vasto. Giuseppe Borasaniti è veramente... sarebbe chiamato a nozze, ma lo affrontiamo in modo approfondito durante... Non riusciamo adesso... Per cui, allora, chiedo a voi se ci sono degli spunti che volete rapidamente come dire, portare all'attenzione. Se ci siamo... Guarda, io... L'unica cosa che vorrei portare all'attenzione è che ci stiamo battendo da tempo per cercare di unificare il trattamento finanziario dei redditi di capitale e redditi diversi. Cioè, se ci deve essere una riforma di questa IRPEF, di questo sistema fiscale italiano, nel risparmio ci deve essere l'accorpamento delle due categorie dei redditi finanziari. Cioè, redditi di capitale e redditi diversi devono essere accorpati in un'unica categoria. Io ho scritto un articolo sul Sole 24 ottobre dell'anno scorso, è una divisione da superare. Secondo me dobbiamo approfittare di questo momento drammatico per mettere seriamente mani a una riforma dell'IRPEF, ma anche della base imponibile. E dobbiamo arrivare a un risultato dove il reddito da risparmio, parlo dei privati, deve essere la somma algebrica degli interessi, dividendi, plusvalenze e minusvalenze. Non ha più senso, secondo me, da un punto di vista storico, mantenere questa differenza. Il risparmio deve essere idoneo a essere tassato in maniera omogenea anche in base al principio di capacità contributiva. Se io ho guadagnato delle plusvalenze, realizzato delle plusvalenze, ho incassato dei dividendi, ma ho subito anche delle perdite, perché le minus devono compensarsi soltanto con le plusvalenze? La tassazione del risparmio deve essere comunque rivista attraverso l'unificazione delle componenti finanziarie. Secondo me è un passaggio questo importante. L'ha fatto perfino la Germania nel 2001, di creare all'interno della categoria dei redditi finanziari questo accorpamento tra plusvalenze e minusvalenze, ammettendo la compensazione. Del resto, e chiudo, in un'obbligazione l'andamento del tasso di interesse incide poi sull'andamento del valore del titolo e quindi le minusvalenze sono strettamente correlate al tasso di interesse. Guardiamoci chiaro, quando il titolo boom, il BTP italiano dà un tasso di interesse più alto, è chiaro che il valore scende poi, quindi la minusvalenza è strettamente correlata al tasso di interesse. Perché non si devono compensare queste due dinamiche, queste due componenti finanziarie? Stiamo lavorando anche su questo. Non abbiamo dubbi, Giuseppe. Vedo Giulio che fa dei segni di assenso e quindi sì, mi sembra che siate sintonizzati. Luigi, non ti sentiamo. Sì, certo. Non so perché. Buongiorno. No, allora, tutto molto interessante e ovviamente condivisibile. Io volevo tornare sulla sentenza di Corte Costituzionale perché, come Giuseppe Corassaniti confermerà, il tema della Chico sull'articolo 3 del comma 4 ter, per essere tecnici, che è quello di cui stiamo parlando, è fondamentale. Infatti io nei miei scritti ho sempre scritto attenzione, perché è l'Unione Europea che ci sta dando delle forme di agevolazione e non c'è dubbio che l'Italia è andata oltre quelle forme che erano a sé, diciamo, senza che abbiamo il tempo di riprendere il regolamento comunitario. Però in un sistema come quello di Amsterdam, Giuseppe,
noi dobbiamo pensare che il legislatore nazionale, l'ha già fatto in tanti altri aspetti tributari, possa andare oltre. Quindi a me ha lasciato un po' preoccupato, però ovviamente massimo rispetto sia a chi ha alla relatrice che alla Corte Costituzionale, mentre ho trovato non ancora attenzionato a dovere il tema dell'oggetto, cioè molto spesso alcuni stanno facendo passare dentro l'articolo 3,4 ter degli asset che nulla hanno a che fare con un'impresa. E questo è un tema che secondo me merita approfondimento, ma so che stiamo andando adesso al terzo comma, Paolo, quindi siamo passati da essere generalisti. Lo so, però giusto per dirlo, visto che chi ci ascolta magari vuole anche, come dire, apprezzare di venirci ad ascoltare meglio, probabilmente questo è il tema del tema. E condivido, ma è 3-4 anni che lo diciamo, chi è pronto a fare architettura di passaggio nazionale la faccia. Coinvolgendo anche società fiduciarie, ora parlando prima di fiduciarie, cioè ci possono essere degli interventi di intermediari, consulenti, notai, dove veramente quando si parla di passaggio generazionale si deve intervenire a più livelli, dallo statuto della società, perché il fondatore non è che esce di scena improvvisamente senza riservarsi qualche particolare diritto di veto, quindi anche intervenire sulle categorie di azioni o di quote di SRL, perché nel tessuto economico italiano si usa molto spesso la SRL, quindi interventi sullo statuto, interventi di consigli di famiglia come li chiamava prima giustamente Luigi Belluzzo, interventi di intermediari finanziari, compresa dei fiduciari che possono garantire quell'unitarietà per garantire soprattutto un rappresentante comune laddove i soggetti siano tre figli, insomma sono tematiche complesse che vanno affrontate anche considerando l'effetto fiscale. Il monito della Corte, a mio avviso, è un monito molto serio e quindi va. Io adesso l'ho commentata questa sentenza, verrà notata sulla rivista di diritto e pratica tributaria. Quando verrà pubblicato, poi vi manderò a Paola questo mio contributo e magari lo si fa partecipare, lo si fa leggere anche ai vari partecipanti. Però dobbiamo seguire molto attentamente queste dinamiche, perché è vero che probabilmente non ci sarà un'imposta patrimoniale, però un riassetto del sistema tributario probabilmente ci sarà. E quindi degli interventi anche correttivi su certe forme di erosione della base imponibile, non solo dell'IRPEF, ma magari anche di altre imposte, ci potrebbe essere. Quindi il tema sulle successioni è un tema molto, molto sensibile e molto delicato. Paola, grazie. Se posso allora, dire una cosa che, sì? ricollega all'inizio Giulio, e così do anche la parola a Giulio, attenzione che siamo in un sistema competitivo in cui l'Unione Europea stessa premia la competitività delle nazioni e quello che sta succedendo, certo, per la mobilità di high net worth individuals lo dice, quindi mi raccomando di pensare che l'Italia deve rimanere molto attrattiva perché abbiamo molto bisogno, puntini puntini, sì. Direi di sì, sta andando bene finora quel regime, Luigi. Speriamo che continui, credo che continui. Paola, ne approfitto perché non so se hai visto l'ultimo messaggio, che percorso consiglieresti a un laureato che vuole occuparsi di fiscalità, a un neolaureato che vuole occuparsi di fiscalità nel mondo del wealth management? Lo dico senza voler essere, lo dico veramente, per esempio il programma che abbiamo noi, che dirigi tu sul wealth management, ci sono delle sessioni di fiscalità curate insomma da sottoscritto, da Luigi e dal professor Corassagniti e da altri, è molto valido, ma soprattutto perché è un programma di wealth management, cioè un fiscalista che non comprende la natura, l'attività di wealth management extra fiscale non riuscirà mai a fare del wealth management fatto bene, quindi quel programma per esempio è un buon inizio secondo me. Grazie per questo assist, l'ho detto Giulio. Io così non lo dici tu. Fantastico, molto più elegante e anche un bellissimo modo, credo, per concludere, visto che stiamo già sforando quei tempi. Quindi ringrazio moltissimo Giulio Levato, Luigi Belluzzo, che ha anche fatto uno stimolo molto forte per la redazione di questo webinar. Ringrazio Giuseppe Corassagniti, ringrazio Raul Pisani, ringrazio tutto lo staff che ci ha seguito, quindi Monia e Ambra che hanno curato dietro le quinte la realizzazione. Ringraziamo tutti i partecipanti. Ci diamo appuntamento per una prossima occasione in rete o speriamo sia possibile in aula. Quindi grazie a tutti. Grazie. Grazie.